Ciao ragazzi, benvenuti a tutti nel mio canale. Come sempre sono Ivano Costabile, sono uno scultore, modellatore di sole figure animali. Oggi il pezzo che vi voglio andare a presentare è una giumenta con puledro, per i grandi collezionisti sicuramente l'avranno riconosciuta a primo colpo ed è un oggetto che sicuramente non può mancare nelle grandi collezioni. Va ad arricchire la scena del mercato che viene subito adiacente all'osteria. Questo è un pezzo di straordinaria bellezza che può essere associato benissimo vicino a delle figure antiche originali del Settecento, sia per i materiali utilizzati nella realizzazione del pezzo, ma soprattutto per la colorazione e la patinatura da far sembrare questo pezzo sicuramente molto vicino all'antico. Adesso ci addentriamo più nei dettagli di questo pezzo, di come è stato realizzato. Entrambi gli animali hanno zampe in legno e corpo in terracotta, orecchie in piombo e occhi in vetro retrodipinti a mano. Ci avviciniamo all'oggetto. I finimenti sono in pelle e in cuoio tagliati. E successivamente cuciti con un bodino, il bodino è stato cucito anche questo interamente a mano. Anche i fiocchetti sono stati fatti a mano e la sella è in legno. Potete vedere ha un bellissimo questa giumenta riporta un bellissimo basto che va da destra verso sinistra ed è colmo di agnellini da trasporto. Potete vedere gli agnellini, anche questi qua, sono in terracotta con occhi in vetro e orecchie in piombo. Sopra alla sella è stato posizionato un bellissimo cesto con rete. All'interno troviamo tre gapponi, due dei quali accovacciati e uno all'impiedi. Il puledrino riporta anch'esso un bellissimo guinzaglio in pelle con fibbia in argento e come potete vedere ha anche il campanaccio in bronzo. Come dire, la coda.